Marras, autore di una grande prova come tutti i tuoi compagni, vogliamo raccontare l'azione che ti ha visto protagonista nel finale? Te ne sei andato sulla destra da posizione un po' angolata, hai calciato di potenza, c'è stata poi la respinta del portiere, sei arrivato vicinissimo davvero ad un passo dal gol. Sì, sicuramente con l'azione è stato bravissimo Ugo a vedermi subito in profondità, sono le mie caratteristiche e le ho sfruttate. Sicuramente devo fare meglio lì davanti, devo cercare di essere più determinante, di segnare. Il mister ci ha chiesto grande generosità, noi siamo tutti a disposizione, chiunque giochi comunque dal massimo e penso sia visto. Sicuramente devo essere più determinante sotto porta, come ho detto prima, e cercherò di migliorare anche in questo. Una serata importante perché è arrivata la vittoria, la terza della stagione, la seconda consecutiva in casa, davvero una giornata importante, secondo posto in classifica. Sì, ma al di là del secondo posto comunque è importante per noi cercare di fare tanti punti ora, più punti possibili e poi vedremo quello che sarà. Sicuramente in casa dobbiamo sfruttare il fattore campo e ci stiamo riuscendo bene. Loro giocando col 3-5-2 i nostri esterni dovevano avere un po' più di generosità, di andare indietro e io ho queste caratteristiche, le ho sfruttate e sicuramente non è un problema. Manuel, se Mancuso continuerà a giocare attaccante centrale aumenteranno le possibilità di vederti in campo dall'inizio? Sì, ma chiunque giochi comunque come ho detto prima farà benissimo, darà il massimo. Io cerco di dare tutti i giorni il massimo e di ritagliarmi il mio spazio.